In questo periodo in cui sembra che la sinistra fatichi a trovare modo per lavorare insieme, qua mi pare che invece riusciamo a fare una cosa di grande unione. Era già successo quando il PD aveva deciso la mia candidatura, vi ricordate, l'ha fatto all'unanimità senza nessun tipo di divisione. Poi io lavoro per questo, per tenere insieme forze politiche, forze civiche ed allargarle il più possibile, perché lo so che questa è una partita complicata, non è che me lo nascondo, però appunto se il fronte è ampio e ci mettiamo idee, buona volontà, passione, io credo che possiamo farcela. Mi è piaciuto che non ci fosse Renzi Nella sua oggi. azione politica c'è innanzitutto il lavoro. Lei ha parlato tantissimo del lavoro. Sì, perché poi dal lavoro dipende la vita di ognuno di noi, se il lavoro c'è o non c'è, se il lavoro è buono o è precario, se siamo in grado di sostenere la nostra famiglia, se possiamo decidere di fare dei figli, oppure no. Quindi questa regione non può accontentarsi di quello che ha raggiunto. Oltretutto il mondo del lavoro è attraversato da grandi trasformazioni che noi dobbiamo necessariamente cavalcare, se no succede, come ha detto Bassetti, che si può anche tornare indietro. E io credo che il ruolo dell'istituzione regionale sia quello proprio di costruire una visione e di svolgere un ruolo di guida, di coordinamento, che a me pare che in questi anni sia un po' mancato. Senta, dispiaciuto che Maroni ha non ci detto che fosse la Renzi oggi batterà e qui. prenderà più del 50%. Cosa? Maroni ha detto che la batterà tranquillamente e prenderà più del 50%. Però Cosa gli vuole replicare? sappiamo che Maroni con i numeri la spara sempre grossa, no? 75%, 27 milioni di euro, quindi se siamo su quel tipo di proiezione va bene, dica pure, poi vedremo Ci cosa provo per la terza succede. volta, è dispiaciuto che non ci fosse Renzi oggi. No, non, cioè, non era previsto che ci fosse, ci siamo visti qualche giorno fa quando è venuto vicino a Bergamo e Al suo credo appoggio. è stato molto supportive, potremmo dire, fin troppo. Quindi sì, credo di avere la fiducia del segretario del mio partito, poi mi fa piacere di avere anche quella di tante altre persone, ma certamente Renzi rappresenta la più grande comunità politica di questo paese. C'è qualcuno della sinistra che non, di cui appoggio lei non vorrebbe? No, non c'è nessuno di cui non vorrei l'appoggio, sinceramente, Devo anche portarvelo via. solo per senso pratico.